sforzo, l'aiuto e l'organizzazione e l'energia che ha messo per realizzare, assieme alla sua banda giovanile, i fiatoni e alla scuola di musica arti e suoni, il corso e il concerto di questo pomeriggio. Un ringraziamento speciale va invece al maestro Stefano Gatta per aver curato con grande attenzione, pazienza e grande competenza le professioni in corso per il lavoro e un grazie sentito a tutti i ragazzi del corso per il loro impegno, la loro serietà e il loro sforzo. Un ringraziamento speciale al liceo musicale Attilio Bertolucci, al suo dirigente scolastico Aloisio Tosolini e ai docenti Alessandro Creola, Elisa Huber, Valentino Spaggiari, Francesco Gibellini, per la collaborazione, la gentilezza e la disponibilità dimostrate in questi mesi. Infine un ringraziamento ai docenti del Conservatorio di Musica Rigoboito di Parma, Carlo Baroni, coordinatore del Dipartimento Fiati, e docente di coro e Andrea Sava, docente di strumentazione e direzione per orchestra di Fiati, per il sostegno, l'aiuto didattico, la disponibilità e il brano dedicato da parte del maestro Sava ai ragazzi che sentiremo stasera. Ringrazio inoltre tutte le autorità presenti e al Comune per averci accolto in questo spazio, per cui invito subito l'assessore Graziani qui vicino a me per il saluto. Sentire la capacità di questi ragazzi. Sono il futuro, sia questi ragazzi che i maestri, sono il futuro perché Parma storicamente dice di essere una città di arte e di musica, ma noi non possiamo cullarci sugli allori, dobbiamo proseguire. Quindi un applauso a questi ragazzi perché davvero per tutti i nostri ringraziamenti. Chiamerei adesso il presidente della Banda Verdi Mario Durante, il direttore della Scuola di Musica Arti e Suoni Roberto Ghetti e il direttore della Banda Giuseppe Verdi Alberto Orlandi. Prendilo in mano. Capita di essere un po' alti. Io volevo dire che non ho molto da aggiungere alle parole del consigliere Graziani, che ci ha detto benissimo. Volevo solo dire che come banda siamo stati veramente felici e anche onorati di poter ospitare questo corso molto importante che è giunto alla fine del primo anno e che proseguirà anche l'anno prossimo. Però già da adesso vedremo i risultati importanti che sono stati raggiunti dagli allievi che hanno partecipato. Grazie a tutti e ovviamente gli applausi sono per loro. Grazie a tutti, io mi accodo ai ringraziamenti che la signora ha già fatto all'inizio. Volevo solo fare alcune diciamo,
precisazioni nei ringraziamenti. Intanto dobbiamo ringraziare la Regione Emilia Romagna perché anche in questo caso ha sostenuto questo progetto. Con la Regione noi è dal 2016 che abbiamo questi importanti progetti di educazione musicale nelle scuole e grazie a questo abbiamo allevato nel tempo la formazione dei fiatoni che in buona parte la vedete qua schierata. Chiaramente per questo progetto ci siamo anche avvalsi della collaborazione del liceo musicale e del CUNE Giunti, però il tutto è stato possibile perché si è arrivati ad avere un complesso giovanile, che ha, è servito per poter organizzare questo corso per direttori di banda giovanili organizzati dalla regione con la Sonanza. Sonanza è l'associazione regionale delle scuole di musica di cui noi ci pregiamo di fare parte, che rappresenta un po' appunto nella regione tutto quello che è il mondo dell'educazione musicale di base delle scuole di musica. Tra i vari progetti finanziati e sorretti dalla regione c'è stato anche questo, un progetto che è nato ha iniziato a novembre del 2019, poi purtroppo con i fatti noti del lockdown è stato sospeso e per fortuna siamo riusciti a riprenderlo e a ultimarlo. Chiaramente dobbiamo ringraziare, come già ha nominato la signora, il maestro Gatta, che è il curatore e direttore generale, ma ringraziamo anche i nostri maestri di base dei fiatoni, da Michele Grassani, Cusini, Giuseppe Enrico, che sono coloro che lavorano alla base per la formazione di questi ragazzi e per la nostra banda giovanile. E devo ringraziare di cuore il circolo dei dipendenti comunali perché grazie a lui, a questo circolo, noi dalla fine di agosto con anche la banda Verdi Senior abbiamo potuto riprendere le nostre attività perché come sapete con il discorso dei distanziamenti non potevamo più restare nella vecchia sede di Via Argonne, a parte che non ci potevamo restare lo stesso perché sarà oggetto di lavori e quindi abbiamo fatto, fortunatamente abbiamo trovato questa collaborazione, questa disponibilità e abbiamo potuto riprendere le nostre attività. Sembra una cosa banale ma non la è, perché senza quella disponibilità tutto quello che vedete oggi e che avete sentito della banda delle settimane scorse non si poteva fare. Okay? Quindi queste sono delle dinamiche che è bene precisare. Adesso noi con la scuola di musica stiamo riprendendo a fatica tutto il lavoro lasciato precedentemente e col fatto che le scuole pubbliche giustamente hanno chiuso le porte a tutti gli esterni, noi per evitare di restare fermi con le attività ci siamo dati da fare per trovare delle locazioni esterne. Oltre alla nuova che avremo disponibile sempre in Via Argonne, che avremo spero di inaugurare. Però insomma, credeteci, è un lavoro veramente enorme. Quindi io ringrazio in fila tutte le figure che collaborano costantemente ai nostri progetti. E naturalmente grazie anche a voi. Tutti quelli della nostra banda un po' più grandini, ma sono tutti giovanissimi, è vero che sono giovanissimi, quindi sono strabravi e poi un applauso veramente a tutti quelli che hanno collaborato a realizzare questa iniziativa in questo periodo particolare dove tantissime iniziative non sono ripartite, questo è già un successo incredibile. Quindi gustatevi questo concerto, vedrete tanti direttori che si alternano, è una cosa assolutamente particolare. Buon ascolto. La prima parte del gruppo cameristico del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Parma. Il titolo del brano è Erano quattro piemontesi di Giorgio Valchi con arrangiamento di Luca Troiani. Erano quattro piemontesi è un canto trovato dal ricercatore Roberto Ferrari nel 1973 a Toano di Reggio. Armonizzato nel 1976 per voci virili da Giorgio Valchi, direttore del coro Stenutis. Questo canto parla di quattro disperati, come dice il testo, probabilmente quattro briganti che alla notte vanno ad assaltare una diligenza, derubano una signora di 1000 lire,
che vanno a spendere all'osteria dove vengono catturati e poi incarcerati. L'arrangiamento gioca sul contrasto tra sezione ottoni e sezione legni, in modo da creare diversità timbrica per spezzare la monotonia di una melodia abbastanza ripetitiva che serve un testo vario che non è naturalmente presente nell'arrangiamento strumentale. Luca Troiani, clarinettista, dal 2007 dirige la banda di Gaggio Montano a Bologna. Oltre che strumentista in vari gruppi, dalla musica classica a quella popolare, è anche insegnante di clarinetto e propedeutica musicale per bambini dai 3 anni di età. Quindi erano 4 piemontesi, dirige il corista Luca Troiani. Thank you.
Bacchi con un arrangiamento di Alessandro Ricchi. Fece tre passi indietro e poi là ci pensò e poi sfoderò la spada nel cuore della piantò. L'Inglesa è una canzone di origine piemontese, entrata a far parte col tempo del repertorio popolare emiliano. Il testo racconta di un conte che pretende di sposare una ragazza, l'Inglesa appunto. Costei è preoccupata di non rivedere più la sua famiglia dopo il matrimonio e le viene confidato che le sue preoccupazioni sono fondate, poiché il conte aveva tagliato la testa alle precedenti 36 mogli. Quindi l'Inglesa decide di procurarsi una spada ed uccidere il marito tiranno per poi fuggire a cavallo. Per questa favola di Barba Blu nostrana, l'arrangiatore ha pensato di ricreare all'inizio un'atmosfera fiabesca e misteriosa, dove il tema emerge pian piano, per poi affermarsi con forza. Verso la conclusione del brano, il tempo è scandito dal woodblock, che rieduca il suono degli zoccoli del cavallo sul selciato. Dirige il corcista Alessandro Ricchi. Della canzonetta
laggiù nel paradiso delle Away, già utilizzata per un altro canto partigiano, lassù sulle colline del Piemonte. Ha assunto, come scrive l'autore della versione per coro Giorgio Vacchi, caratteristiche proprie del modulo padano, come la variazione melismatica della seconda semifrase del ritornello, così da poter essere considerato un canto a sé stante. Nella strumentazione per banda ha voluto mantenere il carattere corale dell'arrangiamento di Vacchi, allargando la scansione ritmica per dare quella che sembra una maggiore contabilità melodica. Ha poi aggiunto con le percussioni una ritmica scorrevole che interpreta l'originale ritmo di valzer in una chiave quasi latineggiante. Sulle colline di Bologna dirige il corsista Massimo Scargi. Thank you.
d'arte con Tre marinai di Giorgio Vacchi con arrangiamento di Giovanni Sirigu. Tre marinai, uno dei canti narrativi più noti della tradizione popolare centro-settentrionale. In questo viene narrata la classica storia del marinaio in cerca di fortuna, cui segue la sosta in osteria e la proposta di matrimonio alla bella cameriera. Nella trascrizione si ricerca il classico motivo rimbalzato, tipico dei canti da osteria, in modo da rievocare l'atmosfera di festa e spensieratezza che accompagna il marinaio nel suo viaggio. Tre marinai, dirige il corsista Giovanni Sirigu. Per leggervi un curriculum di Stefano Gatto.